Cari amici telespettatori e benvenuti alla presentazione del catalogo televisivo dell'asta di arte moderna e contemporanea dello studio d'arte Martini di Brescia. E come vi ricordo negli appuntamenti passati, nelle aste passate, in questa prima sezione, in queste prime trasmissioni, vi presenterò il catalogo appunto televisivo dell'asta di arte moderna e contemporanea che si svolgerà nella nostra sede. Qua a Brescia, in Via Repubblica Argentina, 112, il 2 marzo, domenica 2 marzo. Quindi vi ricordo che non potrete acquistare nell'immediato le opere che vi presenterò, ma bensì potrete acquistarle nell'asta appunto che si terrà il 2 di marzo. La mattina inizierà alle 10 e finirà verso l'una di pomeriggio. E in questa prima sezione vi presento diciamo una parte di opere, quindi... Vi invito ad andare sul nostro sito che è www.martiniarte.it per ehm, poter consultare il catalogo nella maniera completa. In maniera completa perché mh, ovviamente nei tempi ristretti non riuscirò a presentarvi tutte le opere, ma ve ne cerco di rappresentare una parte, magari le più rilevanti, le più interessanti, e di modo che voi avete appunto il riferimento. Poi vi invito comunque ad andare sul sito per sfogliare. Il catalogo nella maniera completa. Vi ricordo che potrete richiedere anche eh, di ricevere gratuitamente a casa il catalogo cartaceo. Quindi vi invito a scriverci un'email con i vostri dati, i vostri indirizzi, appunto, richiedere esplicitamente il catalogo. E per partecipare all'asta, vi ripeto, ci sono tre modi eh, molto semplici. Il primo, che è il più classico, presentandovi in sede, vi dovrete iscrivere e poi per alzata di mano potrete partecipare alla gara d'asta. Il secondo modo è online, noi ci appoggiamo al, al sito che è www.arsvalue.com, vi dovrete iscrivere a loro in questo caso, poi invierete la richiesta e potrete partecipare in diretta online, quindi in diretta simultanea con un semplice clic. Oppure il terzo modo è quello che ci contattate, vi dovrete sempre iscrivere a noi, e poi chiedete di essere contattati telefonicamente durante lo svolgimento dell'asta. Eh, parte centrale di tutti e tre i modi è quella dell'iscrizione. L'iscrizione è gratuita, non comporta alcun vincolo di acquisto, ma bensì voi acquisite le credenziali per poter partecipare all'asta. L'iscrizione è molto semplice, andate sul nostro sito. Compilate i campi per iscrivervi, allegate un documento d'identità, da quel momento lì sarete iscritti presso la nostra casa d'aste e potrete partecipare in qualsiasi momento. Partirei con l'otto numero 1, col primo lotto di questa puntata, che è un'opera di nativi. È un'opera su tela, quindi pezzo unico su tela, che misura... 43 cm x 35, scusate 45 cm x 35 ed è del 1968, tela, mi raccomando, 3.000 euro la base d'asta. Un'opera che è pubblicata anche sul catalogo generale di Nativi, quindi un'opera di dimensioni anche giuste 45 cm x 35, vi ripeto la data che è importante 1968, base d'asta 3.000 euro. Anche in questo caso sapete l'attenzione che si sta portando verso questo artista in questo preciso momento storico, un'attenzione che ha visto appunto i prezzi eh, crescere esponenzialmente, ve la proponiamo in quest'asta ad una base d'asta di 3.000 euro. Anche una composizione mh, bella, accattivante, presenza del rosso, quindi una composizione anche piena, piacevole. 3.000 euro la base d'asta. L'opera che sta sotto è un lavoro di un altro grande artista italiano, Roberto Crippa. È un'opera che misura 50 cm x 61 un lavoro del 1971, ve lo proponiamo in questa mh, asta ad una base d'asta di 1000 euro. Un'opera molto simile era presente anche nell'asta scorsa, questa devo dire è più bella, qualità superiore nettamente, sia per la presenza dei colori caldi, L'altra era sul giallo, questa invece sul rosso, ma anche la, la, la presenza diciamo compositiva dell'opera è molto più accattivante, bella, piacevole e importante. La presenza del sughero. L'opera comunque è archiviata all'autentica di Roberto Crippa Junior su fotografia e vi ripeto la base d'asta che è di soli 1000 euro. Anche in quest'asta siamo riusciti a reperire a nostro avviso delle opere giuste. <coughs> Come avrete notato, noi cerchiamo di proporre non un numero troppo elevato di lotti, ma un numero ristretto, sia perché non siamo una grande diciamo, industria azienda ma siamo un'azienda di gestione familiare però cerchiamo sempre di proporre opere che noi riputiamo di qualità per esempio di grafiche ne facciamo molto poche anche se in quest'asta abbiamo recuperato delle grafiche di grandissima qualità come un Solluit, una grafica di Solluit, una grafica di Morellet, delle grafiche di building, che chiamarle grafiche davvero è un dispregiativo perché sembrano pezzi unici, quei lavori ottico-dinamici. Quindi noi cerchiamo sempre di proporre dei, dei cataloghi di 150-200 lotti, di modo che riusciamo in qualche modo a selezionare per quanto possiamo, ovviamente non pretendiamo di proporre solo capolavori, ma cerchiamo di selezionare opere di qualità passiamo all'opera all successiva un lavoro di Pino Pinelli è un trittico come potete vedere che misurano ogni opera cioè ogni X in questo caso ogni oggetto misura 40 cm per 40 sono numerati quindi questo è il numero 1, questo è il numero 2, questo è il numero 3 così come l'artista ha voluto è un lavoro del 1996, anche su questo artista, nelle varie fiere a Bologna, ho visto delle opere a Bergamo, ho visto delle opere molto piacevoli e ci sono in programma delle mostre in gallerie di riferimento italiane. Base d'asta 3.000 euro. Per quest'opera di Pinelli vi ripeto che è un trittico. Sono i suoi oggetti che appunto vanno appesi in questa maniera alla parete. Opera di piacevole, soprattutto per il fatto del color rosso. Base d'asta 3.000 euro. L'opera successiva è un lavoro di Torquist che misura 60 cm x 60. Importante è sottolineare che sia una tela e non una carta datata 1972 <coughs> ed ha una base d'asta di 1000 euro. Anche su Torquiz potremmo spendere parole importanti per, per il lavoro di questo artista che, sta, che si sta rivalutando a livello nazionale e internazionale, basta vedere altre aste a livello nazionale le, in cui le opere di Torquist crescono continuamente. In questo caso l'opera acquisisce un valore aggiunto. In quanto appunto sul retro è presente l'etichetta, il timbro, scusate, della Galleria F22 di Palazzolo, galleria di riferimento per questo artista perché li fece le mostre negli anni appunto in cui, negli anni 70, negli anni 80, fino anche a oggi, con le opere più, più vicine ai nostri tempi, quindi vi ripeto quest'opera di Torquist, 60 cm x 60 del 72, vi ripeto etichetta galle Galleria F22 di Palazzolo sul retro, 1000 euro la base d'asta. Sotto quest'opera troviamo un lavoro completamente diverso di Peverelli. Un lavoro del 1968 è una tela, quindi olio su tela, misura 50 cm x 50. Etichetta dello studio Gariboldi di Milano sul retro. Base d'asta 500 euro. Anche questi sono artisti che hanno fatto la storia della pittura italiana, sono stati a causa delle tendenze, delle mode, chiamiamole, del mercato un po' accantonati, però sono artisti di uno spessore grandissimo. 500 euro la base d'asta. <coughs> Scusate, ma sono un po' raffreddato e quindi ho un po' di tosse. Spero di non crearvi disturbo. Comunque, ripeto: per questo peverelli del 68, 500 euro. Tela, mi raccomando. Olio su tela. Vi ricordo che al prezzo raggiunto in asta dovrete aggiungere il 20% di diritti d'asta. Dentro questo 20% c'è incluso tutto, cioè non dovete pensare che dovete aggiungere qualcos'altro. Il 20% è il totale, diciamo del supplemento totale però, che dovete aggiungere. dentro questo 20% è incluso tutto tassazione, eccetera. Quindi al prezzo che raggiunge in asta bisogna aggiungere solo il 20%. Poi, ovviamente, se voi decidete di non ritirare l'opera nostra sede, ma di farvela spedire a casa, dovete aggiungere le spese di spedizione, ma quello è un extra, ma diciamo, la tassazione è solo il 20%. Quindi Abbiamo visto l'opera di Torquist, l'opera di Peverelli. Ora vi mostro altre due opere di Gualtiero Nativi. La prima in alto, un'opera storica, in cui possiamo notare appunto il seme, l'inizio del lavoro di questo artista. Quindi, l'inizio è un lavoro del 1960 che si chiama Studio per il Grande Viaggio. Misura 80 cm x 65 e ve lo proponiamo a una base d'asta di 3000 euro. Appunto, vediamo come il segno è quasi tendente all'informale: un segno più deciso meno calcolato più istintivo segno dal quale questo artista parte nel 60 negli anni 60 parte a fare un percorso uno studio quindi l'inizio il seme proprio il principio del lavoro dei nativi lo troviamo in quest'opera l'evoluzione poi passerà dall'opera che vi ho presentato precedentemente, la prima, per del, degli anni 60, degli scusate, fino agli anni 60, e infine troviamo un'opera sotto, appunto l'opera che lì sta sotto, degli anni 90, in cui il segno diventa ancora più, eh, come si può dire, ricercato, ancora più complesso, più elaborato, più studiato. E quindi un'opera del 92 che misura 60 cm per 80, acrilico su tela, l'opera pubblicata su un catalogo di una mostra, e vi dico i prezzi. L'opera che vedete adesso è 2000 euro, base d'asta. L'opera sopra invece, come vi dicevo prima, 3000 euro. Abbiamo voluto, visto l'interesse che si sta creando intorno a questo artista, Reperire per quanto ci stato possibile tre opere che rappresentassero in qualche modo il percorso artistico di questo artista, proponendovi appunto un'opera dei primi anni 60, quindi più informale, un'opera della fine degli anni 60. In cui vediamo che c'è un primo ragionamento analitico, una prima ricerca più pensata, diciamo così: passatemi questo termine, e l'ultima tela degli anni del 92, in cui il segno diventa ancora più ricercato, più pensato, più elaborato. Quindi vi ripeto, tre opere di nativi che trovate in quest'asta. <coughs> Passerei poi all'opera successiva, andrei avanti mm, con ordine, passando per un'opera di Lucio Fontana. È un'opera un po' particolare, perché una parte dell'opera, una parte del colore. Innanzitutto vi dico che il, il titolo è Studi per Buchi, datata 1964, china su carta che misura 30 cm x 20. Noi la proponiamo a una base d'asta di 4.000 euro, è un'opera che è archiviata, quindi senza nessun problema. Ma come potete vedere, non so se riuscite attraverso le fotografie e in questo caso il filmato, il video: ma sotto era presente appunto una parte di studio eh, ricercata col colore rosso, col pennarello rosso, presumo. Che col tempo, come sapete, la luce, gli agenti atmosferici è un po' andato via, quindi è un po' svanito. Però possiamo notare benissimo questi studi, quindi in cui lui magari disegnava la superficie della tela e poi cercava di capire come poter appunto, effettuare i suoi buchi, i suoi concetti spaziali. In questo caso possiamo notare le parti in nero, poi il rosso che è venuto via, la firma ovviamente. Interessante. e anche il retro in cui c'è ulteriori studi. La data 64. Qua ci sono studi anche di tagli. Quindi c'è un lavoro più complesso, quindi un'opera dal doppio, diciamo, dalla doppia superficie, sia fronte che retro. Un'opera di un artista indiscusso, da tutti ricercato Ovviamente in questo caso siamo davanti a uno studio, però uno studio di un concetto spaziale, di più concetti spaziali, che vi proponiamo una base d'asta di 4.000 euro. 4.000 euro per l'opera di Lucio Fontana che vi ripeto le misure 30 cm x 20. L'opera che sta sotto è un lavoro di Sol Lewitt che misura 59 cm x 59 cm, è una litografia, però attenzione perché è una litografia a tiratura molto bassa, ovvero, come potete vedere, è 4 di 10, quindi una tiratura a 10 esemplari, un'opera al cui lavoro è molto ricercato pur essendo di un'eleganza appunto che consona al lavoro di questo artista, un'eleganza minimale in cui appunto il tratto che voi magari non riuscirete a vedere è presente il giallo, il blu e poi tutti questi rettini neri creano appunto una griglia, una sovrapposizione che dà anche un senso di tridimensionalità all'opera. Ovviamente l'opera è firmata numerata e sul retro è presente l'etichetta di una galleria LD poi è presente appunto la copyright è presente l'etichetta dello studio LD questo è il copyright appunto dell'artista quindi un'opera che pur essendo una grafica è un'opera comunque importante, che noi vi proponiamo, base d'asta 1000 euro. 1000 euro per quest'opera di Sollui, 59 cm x 59. Andiamo avanti. L'opera di Garcia Rossi è un lavoro del 1977, misura 22 cm x 22 cm ed è un collage di cartoncini. Quindi i cartoncini vengono sovrapposti, il colore diverso dei cartoncini vengono sovrapposti e si crea appunto questo gioco appunto, eh, di colori. Che ricordano molto i lavori di questo artista e degli, di altri artisti del gruppo del Graf. La base d'asta di quest'opera è di 1500 euro. Sotto troviamo un lavoro interessantissimo e molto raro. È un lavoro di Torquist è un lavoro del 1968 misura 60 cm x 140 e ha uno spessore. Di due centimetri forse anche tre, perché sono praticamente dei cartoncini a forma di, di fiore o di farfalla che sono applicati su dei legnetti che fuoriescono dalla base da questa tavola di base. Quindi un lavoro <coughs> veramente raro, un lavoro che chi colleziona torquist e chi ricerca i torqui storici non può lasciarsi scappare, ha una base d'asta di 1500 euro. Vi ricordo che l'opera sul retro è presente l'etichetta del Cavallino di Venezia, ora non ve la mostro perché è un'opera un po' delicata, a parte che potrei anche mostrarvela perché... Le etichette sul retro a volte sono più. più pre, danno importanza all'opera, danno storia all'opera. In questo caso c'è scritto che proprio l'opera è stata esposta alla Galleria al Cavallino. Poi è presente anche il timbro del Cavallino di Venezia. Quindi un lavoro che ha anche uno spessore storico. Un pedigree, una storia personale appunto dell'opera. 1500 euro la base d'asta, passiamo poi all'opera di Nespolo. Dal titolo Rien ne va plus. Misura 18 cm x 24, base d'asta 1000 euro. Anche in questo caso l'opera piacevole. Titolato C'è l'etichetta di autenticità dell'artista, 18 cm x 24 1000 euro la base d'asta. Sotto troviamo un lavoro di Franco Francese che misura 51 cm x 36,5 del 1969, base d'asta 500 euro. Anche in questo caso un lavoro davvero piacevole ovviamente vediamo anche le etichette sul retro quindi un'opera che ha davvero un pedigree interessante piacevole a me il retro a volte piace più cioè i retri importanti le opere importanti di solito hanno un retro che ha un sapore di pari livello in questo caso un'opera che purtroppo è un artista che come Peverelli magari sta avendo in questo periodo storico un disinteressamento del mercato perché magari ci sono delle tendenze diverse tendenze più magari otticali cinetiche analitiche però sono artisti che non possiamo dimenticare non possiamo sottovalutare e trovare in asta 500 euro per chi vuol costruirsi anche una collezione interessante importante con la spessore storico giusto, sono opere davvero da non lasciarsi scappare, perché sono artisti che in qualsiasi libro di storia dell'arte italiana del secondo novecento possiamo trovare e quindi sono artisti che a questi prezzi sono delle occasioni. E vi ripeto che la storia dell'arte di queste opere è presente, è realista, è veritiera. Quindi sono artisti che in questo momento storico diventano in qualche modo un'occasione e quindi un'opportunità davvero molto rara. Perché spesso io ripeto che se oggi uno volesse fare una collezione, una collezione che abbia uno spessore storico, culturale, oltre che diciamo di tendenza e di non chiamiamola moda, però di appunto tendenza e eh, ricerca delle gallerie, ma questi sono artisti che eh, appartengono ormai in maniera stabile alla storia dell'arte. 500 euro la base d'asta. All'opera successiva troviamo un lavoro di Gager, ne avevamo uno all'asta scorsa che è andato venduto nel dopo asta. È un artista a mio avviso molto bravo, che ha un successo molto interessante. Adesso togliamo il quadro su, perché ovviamente l'opera allo specchio, essendo nera, fa a specchio. Togliamo anche il cavalletto così vi permettiamo di vederla in maniera proprio più possibile veritiera. Comunque io vi invito a venire nella sede a vedere le opere dal vivo, sapete l'importanza di vedere appunto le opere d'arte dal vivo perché sia fotograficamente che televisivamente è molto difficile per alcune opere, soprattutto la resa, la, veri, la, 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 la resa effettiva. Io ho visto molti clienti che quando le hanno viste dal vivo, alcuni hanno detto che erano molto più belle che in foto, altri però in alcuni casi hanno anche detto che erano più belle in foto, non erano, veri, cioè, non erano realiste le foto, perché spesso la fotografia come il video, comunque sono macchine che catturano l'immagine in maniera magari distorcendo un po' il colore, chiarificandolo o oscurendolo, e ci sono vari passaggi, quindi vi invito a vedere dal vivo perché sapete che con l'asta non è possibile il recesso, cioè una volta che si acquista in asta non si può più diciamo, restituire l'opera alla casa d'aste perché altrimenti sarebbe turbativa d'asta, quindi l'opportunità e l'occasione, perché noi dal momento che pubblichiamo il catalogo online e quindi eh, su, su internet e quindi lo, 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 lo chiudiamo in qualche modo, lasciamo un mese di tempo, tre settimane di tempo per poter visionare le opere dal vivo nella nostra sede. <coughs> Siamo aperti tutti i giorni, eh, anche il sabato su appuntamento e anche la domenica su appuntamento, quindi se voi quando volete venire fate un colpo di telefono oppure scrivete un'email così siete sicuri che troverete aperto. Quindi vi ripeto, l'opera che state vedendo di Gager è una tecnica mista su carta, ovviamente l'opera archiviata, un archivio molto preciso e puntuale, ha rilasciato l'autentica. Quest'opera misura 72 cm x 62 è datata 1964, base d'asta 5.000 euro. 5.000 euro per l'opera di Geiger. L'opera successiva è un lavoro di Paolo Radi, misura 95 cm per 60, sono le sue estroflessioni, chiamiamole così, sulla scia degli artisti, in particolare in questo caso possiamo notare diciamo, la, la, la scuola di Bonalumi, le sue pance degli anni 60, in questo caso Paolo Radi però non lavora su tela ma lavora su materiali appunto industriali, quindi la plastica e crea oltre all'estroflessione anche questa eh, estroflessione con appunto trasparenza. In cui all'interno dell'estroflessione noi notiamo una, un, una forma, un, un nucleo che non ha. Un valore simbolico, un valore esplicito, ma richiama molti appunto, simboli, e appunto, oltre a Bonalumi, lui crea questa trasparenza, quindi questo senso di stratificazione dell'opera in cui questa superficie quasi trasparente ci permette di vedere appunto all'interno questi colori, questa forma di colori fluorescenti, davvero opere molto molto interessanti, ci sono numerose gallerie che trattano questo artista, noi ve lo proponiamo a una base d'asta di 1500 euro. Proseguiamo con l'opera di Giulio Le Parc, un lavoro del 1986, misura 30 cm x 30, base d'asta 2000 euro. Anche su quarto artista si sta avendo davvero un interesse a livello internazionale. Basta vedere i risultati delle aste americane oppure le aste anche tedesche, per capire le quotazioni che questo artista sta avendo, noi vi proponiamo questa tela, mi raccomando, è una tela del 1986 a 2000 euro. L'opera, che è molto bella, appunto una modulazione, come è scritto sul retro, acrilico su tela, 30 cm x 30, 1986 le parc, 2000 euro la base d'asta. Sotto troviamo un lavoro di Agostino Ferrari datato 1969, quindi opera storica, misura 52,5 cm x 74, base d'asta 1500 euro. in questo caso siamo davanti a dei cartoni. Appunto, che vengono tagliati, lavorati, incisi in alcune parti in cui appunto l'artista crea questa sovrapposizione con colori diversi e crea questo effetto eh, particolare. In cui diciamo la linea retta di, questo, di questa figura geometrica va in contrapposizione di questa linea, di queste linee e di questo taglio più invece eh, non omogeneo, non, non retta, non, ma una linea curva. Base d'asta 1500 euro. Troviamo poi un lavoro interessantissimo e molto bello di grandissima qualità di De Marco. È un lavoro che misura 38 cm,5 x 38 cm,5. È un lavoro del 1969, 5.000 euro, la base d'asta. È un lavoro pezzo unico, quindi opera unica. Appunto, vi voglio mostrare prima il retro, in cui c'è la firma e la data a pugno di De Marco. Poi sotto vediamo che è andato un po' via Parigi quindi c'è tutta la descrizione, <coughs> ma interessante di quest'opera appunto è una scatola in cui l'artista sulla superficie ha posto delle figure, diciamo, di plexiglas colorato e sullo sfondo, come potete vedere, ci sono degli specchi che non hanno una superficie, cioè hanno una superficie omogenea ma sono posti in modo tale, sono dei quadratini che hanno ognuno, Un'angolazione diversa, possiamo vederlo forse meglio? Hanno un'angolazione diversa, e quindi creano un effetto <coughs> dinamico con la luce e con il riflesso di queste figure colorate di plexiglass che sono sulla superficie. Un lavoro davvero, a mio avviso. Accattivante, piacevole, interessante per l'anno. 5000 euro la base d'asta. Ricordo pezzo unico: sono i lavori, diciamo, più difficili da reperire, più rari da vedere anche nelle aste e anche i lavori che riscuotono più successo. Sotto troviamo un'altra opera di De Marco del 1975 che misura 50 cm per 50 base d'asta 2500 euro. Questi sono i lavori, magari ne avevamo uno anche l'asta scorsa, ovviamente ha fatto cifre più, era forse anche non così bello perché era sui colori dei gialli. In questo caso la sfumatura che dal verde, in questa parte dal verde, va al blu, è molto forte, molto particolare e lavorata. Spero che televisivamente renda, come tutti i lavori dell'optical art, degli artisti che cercano attraverso il colore o attraverso l'uso di materiali diversi dal colore, appunto un, una ricerca opticale, una ricerca appunto del colore, sono opere che difficilmente anche in questo caso possono venire a in, in maniera diciamo giusta, completa e appagante televisivamente, potrebbe essere però vi invito anche in questo caso se, se siete interessati alle opere di De Marco venire a trovarci. Passiamo ora al lavoro di un artista molto bravo, un artista che è stato un po' dimenticato dal mercato, sia perché è un artista che non ha mai apprezzato tanto la partecipazione a, a mostre a livello internazionale, sia perché questo artista negli anni Ottanta si dedica in maniera completa al design. E questo si nota già in quest'opera, perché è un'opera oggetto, un'opera che si avvicina molto a un oggetto di design. Ed è un lavoro a mio avviso molto particolare e interessante. È una superficie di materiale ferroso, alluminio, appunto placcata di bianco. Vediamo che c'è questa divisione geometrica della superficie, poi all'interno vediamo che c'è questa diciamo parte che è più eh, rimarcata. Ecco questo perché all'interno di queste due opere, queste, questi oggetti, appunto, sono degli oggetti calamitati che noi possiamo appunto muovere in maniera ludica, in maniera come vogliamo, possiamo spostarli in questo modo. Possiamo giocare in questo modo. Quindi c'è la parte, appunto, ludica in cui lo spettatore deve interagire in maniera diretta con l'opera. Una teoria che, appunto, è stata portata avanti da numerosi artisti dell'arte ottica e cinetica, in questo caso è un'opera del 1974, misura 30 cm x 30 e ve la proponiamo a 500 euro questo è un artista che ha esposto qua a Brescia alla Synchron in questo caso l'opera non appartiene a quell'esposizione però appunto misure, parti mobili due perché ovviamente le superfici da muovere sono due ferro alluminio verniciati a fuoco e magneti data 13 ap aprile del 74 la firma ovviamente l'opera accompagnata dall'autentica l'artista comunque è ancora vivo adesso si dedica esclusivamente al design ha esposto nelle gallerie Minini a Brescia ha fatto le mostre come dicevo la Synchron è stato amico intimo di Munari quindi è una persona che diciamo un artista che ha esposto e stato contatto con i più grandi galleristi e artisti sono appunto stati qua nel panorama bresciano, vi ricordo che Brescia aveva delle gallerie negli anni 70-80 che hanno fatto invidia, farebbero invidia oggi tra le più grandi gallerie diciamo anche d'Europa perché tra la Synchron eh, Minini, la F22 eh, l'Acme, la galleria Acme che hanno fatto mostre di building, hanno fatto mostre di... Manzoni, di, di Boetti, nei tempi in cui la gente magari non conosceva ancora come oggi questi artisti. E Munari è stato anche un punto di riferimento. Tant'è che la più grande collezione di Bruno Munari è proprio qua a Brescia. Munari ha, era presente in maniera costante alla Galleria Sincrona, è stato amico di questo artista, che vi ripeto il nome: Circana. Infatti in alcuni libri di Munari Munari presenta le opere di Sircana. artista interessante che diciamo, abbiamo conosciuto di persona, anche molto una persona piacevole che ha vissuto proprio in pieno quegli anni e ha prodotto queste opere a mio avviso interessanti. 500 euro la base d'asta. Passiamo all'opera che sta sotto. È una grafica, una grafica però di un artista importantissimo che è Morellè, una grafica molto piacevole che misura 47 cm,5 x 47 cm,5. È un'opera tirata a 150 esemplari. Questa è la numero 140, 500 euro la base d'asta, quindi siamo davanti a un, un multiplo, una grafica però di un artista le cui opere, pezzi unici costano decine di miliardi di euro. Quindi in questo caso una grafica, 500 euro la base d'asta, però una grafica piacevole in cui è riconoscibile il lavoro di Morellet. <coughs> Vi ricordo di andare sul nostro sito che è www.martiniarte.it in cui troverete le opere che non vi ho presentato questa sera, che non vi presenterò o che vi presenterò la settimana prossima. Perché vi ricordo che gli appuntamenti sono appunto il venerdì e la domenica prima dell'asta, per due settimane, per tre settimane, scusate, in cui ci sarà questo catalogo, saranno delle registrazioni in cui appunto vi presento le opere. Cercando in maniera diciamo di, di presentarle in maniera proprio analitica, semplice, in maniera eh, appunto didascalica, appunto un catalogo televisivo. Quindi vi invito: se siete interessati alle opere e volete vedere le opere che magari non vi ho presentato, a eh, andare sul nostro sito che è www.martiniarte.it e visionare le opere. E adesso arriviamo a quest'opera molto bella. Un lavoro di Sordini, un lavoro molto grande, 88 cm x 130, è datata 1966. Una tela, quindi tecnica mista su tela, sono i lavori appunto più riconoscibili di Sordini. 1000 euro. La base d'asta. Quindi 1000 euro per quest'opera che misura 88 cm per 130. 1000 euro la base d'asta. Passiamo all'opera successiva. Un lavoro di Costa Longa. Sono sfere: misura 70 cm x 70, è un'opera degli anni 70, appunto è un lavoro molto bello perché è una teca in Plexiglas. Scusate Plexiglas completamente trasparente in cui queste semisfere sono state inserite e appunto creano questo effetto cinetico ottico, dinamico, proprio tipico dell'artista, sui lavori più riconoscibili, sui lavori anche più ricercati, perché appunto in questo modo l'artista ha fatto la sua poetica e l'ha portata avanti in maniera anche riconoscibile perché l'importanza di un artista, a mio avviso, spesso è la riconoscibilità. Se uno entra in casa, in una collezione, vede quest'opera, riconosce immediatamente. Che è il lavoro di Costa Longa, quindi sono i lavori suoi più riconoscibili, più piacevoli, più accattivanti e anche più riusciti: sono appunto delle semisfere inglobate all'interno di una scatola di plexiglass trasparente. Cerco di mostrarvela proprio interamente. Quindi degli anni 70, lavoro, lavoro molto interessante. Di Costa Longa, in questa, in questa asta abbiamo anche un'altra opera molto bella. Un lavoro degli anni del 1970 che sembra quasi un aubertin, con questo rosso fuoco, appunto i classici, diciamo sì, opere di Costa Longa in cui appunto sono delle stanghette che vengono tagliate sulla, sulla parte più estrema, con un angolo di 45 gradi e creano un effetto dinamico, molto piacevole. È interessante, questo qua è il retro per farvi vedere appunto che è un'opera che ha una storicità, un sapore. 1970 la firma Costa Longa. Questo è un lavoro storico. Questo è un lavoro degli anni '70. Questa opera con le sfere ve la proponiamo 3000 euro di base d'asta. Questa opera, invece, appunto, con eh, diciamo stanghette con i, le superfici tagliate a 45 gradi la proponiamo a 1000 euro di base d'asta vedete la lavorazione anche interna come molto sofisticata e molto mm, piacevole appunto in cui la, la, il taglio viene dato in, in sensi diversi creando all'interno questo effetto appunto molto piacevole dinamico 1000 euro per questa mentre 3.000 euro per le sfere. Fila giù questo, adesso vi proponiamo, cambiamo un attimo l'opera sul cavalletto. Questa, è un, questa che vi mostro adesso è una delle opere a mio avviso più belle, accattivanti di quest'asta, è un artista a cui noi, come se si seguite... <coughs> Questa è un'opera, come vi dicevo, che, mh, a cui io tengo molto perché è un artista a cui noi piace tanto, è Wilfred Gaul. Abbiamo avuto numerose sue opere in passato, anche nell'ultima asta avevamo un'opera di pari dimensioni, è stata venduta, mi sembra che ha fatto più di 5.000 euro, più diritti, sicuramente 5.000 euro li ha fatti. Non mi ricordo se ha fatto 5000 o 5,5, devo andare a rivedere. Comunque, dalla base d'asta che noi proponevamo, ha fatto sicuramente una cifra superiore. In questo caso, un'opera di qualità nettamente superiore. Vi voglio mostrare anche il retro perché l'opera ha un pedigree pazzesco come l'altra del resto. Però Cavallino Galleria Peccolo di Livorno Cavallino Questo è Cavallino e poi qua Galleria Scusate Polena di Genova. Perché mi hanno spiegato che in questo periodo le tre gallerie Diciamo, facevano gruppo, compravano, compravano le opere o comunque gestivano le opere e le mostre in contemporanea facendo appunto delle mostre itineranti nel panorama artistico italiano, quindi Livorno, Venezia e Genova. Un artista che sta avendo anche a livello internazionale mostre in continuazione interesse. Vi ripeto che quest'opera è pubblicata a catalogo generale, quindi è un'opera super a posto. È un lavoro davvero molto molto bello. Che noi vi proponiamo a una base d'asta di 4000 euro. Appunto è un'opera del che misura 100 cm per cento, datata 1969. Appunto un lavoro, come vi dicevo, per chi ama l'arte analitica, scusate, cinetica, programmata, è un lavoro in cui possiamo notare, possiamo notare, appunto, una armonia, una ricerca anche del colore davvero azzeccata, piacevole. Questa forma romboidale noi possiamo scegliere anche di appenderla in maniera orizzontalmente, però diciamo anche nel catalogo generale è pubblicata in questo modo. 4.000 euro la base d'asta per questo Wilfred Gaul del 1969. Passiamo ora a un altro lavoro molto interessante di Dorazio. Misura 103 cm,5 x 75 cm. Sono carte serigrafate, applicate su carta, ma sono pezzi unici perché ogni opera comunque composta da queste carte era composta in modo diverso, quindi è un collage pezzo unico. che noi vi proponiamo a 1.500 euro di base d'asta. 1.500 per quest'opera di Piero d'Orazio. L'ultima asta è un'opera di Manfredo Massironi, che ha riscosso un forte successo. Un'opera storica avevamo, non lo metto in dubbio, però un'opera anche più difficile, perché era un'opera che magari chi voleva Massironi, vero, cioè il Massironi che vi stiamo proponendo oggi non trovava. In questo caso vi proponiamo un'opera del 61 1961 che misura 65 cm x 35 a 4.000 euro. È un'opera che voglio mostrarvi anche la firma, Manfredo Massironi 1961, è un'opera che è accompagnata dall'autentica della moglie su fotografia, è un'opera appunto in cui più riconoscibile, giustamente di questo artista però ve la devo mostrare appesa perché ho visto che o se no non riuscite a vedere, o se no stacchiamo un'opera un attimo, stacca questa e la proponiamo perché è un peccato non mostrare l'opera di Massironi. Perché è un lavoro che appunto le rondelle che vengono applicate, sospese, se sono sospese, sospese all'interno dell'opera, dovrebbero creare attraverso, come era per le garze della scosta asta, questo è un filo che non c'entra niente con l'opera però, come le opere della scosta asta, le, queste rondelle dovrebbero creare attraverso la luce che trapassa, Punto dal vetro una interazione appunto, un'ombra sullo sfondo. In questo caso sono appunto le sue rondelle, vi ripeto la misura dell'opera 65 cm x 35, base d'asta 4000 euro. Vi ripeto la data perché è molto importante: 1961 opera in perfetto stato di conservazione, proviene da una grandissima collezione qua di Brescia, 4.000 euro la base d'asta, sempre di Massironi, vi faccio tornare di qua, abbiamo due sculture, la prima è questa, un lavoro ovviamente più recenti, è la numero 4 di 6, sono sculture a mio avviso molto belle, accattivanti, appunto hanno ogni, ogni lato da cui noi osserviamo l'opera, da ogni... Punto di vista da ogni punto di luce dell'opera, noi possiamo notare una composizione, una creazione geometrica differente. Quindi il lavoro di Mascironi accompagnato dall'autentica direttamente dell'artista. Quest'opera ve la proponiamo. a 2000 euro, mentre questa, più piccola a 1000 euro. Quindi Manfredo Massironi, opere sicuramente più recenti, adesso non, hanno dimenticato di mettermi la data, però mi sembra anni 90 o addirittura anni 2000, no anni 90, 1000, 2000 euro per l'opera più grande, 1000 euro la base d'asta dell'opera più piccola. Le opere sono firmate, una di sei, quindi... Per le sculture sapete che fino a 9 esemplari è considerato pezzo unico. Comunque c'è l'autentica dell'artista è di una galleria di provenienza, ma è autentica direttamente dell'artista su fotografia. Quindi vi ripeto: 2000 euro la grande, 1000 euro la piccola. Bene, vi rimostro molto velocemente. Le opere che vi ho già presentato, ripartendo dal nativi, per poi cambiare set e proporvi un'altra ventina di opere <coughs> per questa puntata. Poi vi do appuntamento alla settimana prossima in cui vi presenterò altre opere o ancora alcune di queste, perché molto spesso voi ci richiedete di ripresentarvi alcune opere. Allora, noi, prima di registrare, abbiamo queste appunto richieste. E diciamo le esaudiamo partiamo dal nativi del 1968 tela quindi è una tela pezzo unico 45 cm x 35 3000 euro la base d'asta sotto troviamo il crippa del 71 50 cm x 61 a 1000 euro la base d'asta poi troviamo il pino pinelli sono tre oggetti del 1996 ogni oggetto misura 40 cm x 40 e ovviamente anche uno spessore di circa 5 cm 3000 euro la richiesta la base d'asta poi troviamo il torquist 60 x 60 acrilico su tela Torquist, acrico su tela, timbro, galleria F22 sul retro, 1972 la data, 1000 euro la richiesta, la base d'asta, scusate. Peverelli, del 68, un olio su tela, etichetta studio Garibodi sul retro, proponiamo 500 euro come base d'asta. Poi troviamo un nativo storico, degli anni 60, in particolare 1960, studio per il grande viaggio, 80 cm x 65 a 3.000 euro come base d'asta. Sotto troviamo un altro Nativi del 1992, tela, acrilico su tela, l'opera è pubblicata su una mostra di una galleria, 2.000 euro la richiesta. Le misure sono 60 cm x 80. In alto troviamo Lucio Fontana, studi per buchi, pezzo unico, vi ricordo che sia fronte che retro. Opera archiviata presso l'archivio Fo Fo Lucio Fontana. 4.000 euro la base d'asta. Passiamo questa grafica molto bella. Vi ripeto la tiratura: 4 di 10, quindi una tiratura molto ridotta. Di Solliuit. Litografia: 1.000 euro la base d'asta. Misure 60 cm x 60. Passiamo quest'opera di Garcia Rossi, del 77. La misura è 22 cm x 22, un collage di cartoncini, 1500 euro la base d'asta. Passiamo al Torquist, un Torquist storico del 1968, che misura 60 cm x 140, profondità di 2 cm, etichetta cavallino sul retro, 1500 euro la base d'asta. Troviamo questo oggetto molto. una chicca di Nespolo, 18 x 24 la misura. 1000 euro la richiesta. Sotto troviamo il franco francese che misura 51 cm x 36,5 del 1969. Proponiamo 500 euro come base d'asta. Opera bellissima di Gager, tecnica mista su carta, opera archiviata presso l'archivio Gager. 5000 euro la base d'asta. Vi ripeto le misure che sono 72 cm per 62 e l'opera è datata 1964. Poi passiamo all'opera di Paolo Radi, che misura 95 cm per 60, a 1500 euro. Veniamo all'opera molto bella di Julio Le Parc, che misura 30 cm per 30, un lavoro del 1986, 2000 euro la base d'asta, sotto troviamo il Ferrari storico del 69, Agostino Ferrari che misura 52 cm,5 x 74, 1500 euro la base d'asta, passiamo all'oggetto bellissimo, accattivante di De Marco, 38 cm,5 x 38 cm,5, datato 1969, mille, no scusate, 5.000 euro la base d'asta, è un lavoro davvero che sarà sempre più raro trovare disponibile sul mercato perché sono i lavori che vanno a ruba, sono i lavori più interessanti di De Marco. Sotto troviamo una tela del 1975, 50 cm x 50, è la misura, 2.500 euro è la base d'asta. Passiamo al lavoro di Sircana, 30 cm x 30, datato 1974, 500 euro la base d'asta, infine sotto troviamo l'opera di Morellet, una grafica tirata da 150 esemplari, molto bella, 47 cm x 47 cm, 500 euro la base d'asta mostriamo velocemente anche le opere a cavalletto che abbiamo mostrato durante la puntata appunto troviamo il dorazio poi lo cambiamo e vi faccio rivedere il sordini ma prima il dorazio questo dorazio che misura 103 cm x 75 sono carte serigrafate applicate su tavola considerate comunque pezzo unico perché ogni collage è diverso dall'altro a 1500 euro come base d'asta. Troviamo poi le opere di Massironi, Manfredo Massironi, le due opere, diciamo le sculture, la grande a 2000 euro, la piccola a 1000 euro, mentre l'opera storica di Manfredo Massironi del 1961 che misura 65 cm x 35, Ve la proponiamo a 4.000 euro di base d'asta. Poi troviamo l'opera di Gaul a 4.000 euro di base d'asta. Misure 100-100 pubblicata a catalogo generale, esposto in tre mostre. Polena, e Galleria Polena di Genova, Galleria Peccolo di Livorno e Galleria Cavallino di Venezia. Ve la proponiamo a... 4.000 euro di base d'asta. Vi ripresento l'opera di Costa Longa, sfere degli anni 70, misura 70 cm x 70, chiedo conferma, 3.000 euro la base d'asta, sì, 3.000 euro la base d'asta, poi troviamo il Costa Longa storico, anche questo, sempre anni... questo è anni 70, questo invece è datato proprio... 1970, appunto un'opera di tipologia diversa, molto bella, accattivante, questo colore rosso ricorda molto appunto i lavori de della stessa epoca, degli stessi anni, di altri artisti come Aubertin, i Chiodi, in questo caso quest'opera ve la proponiamo a 1000 euro di base d'asta, Misura 19, quest quest'opera, diciamo, l'opera interna, misura 19 cm x 19. Anche se, qua, l'opera forse è da considerare tutta perché la, è firmata sul retro, quindi forse le misure sono comunque 40 cm x 40. In caso, 19, 19 l'opera interna, noi vogliamo essere chiari trasparenti. 1000 euro la base d'asta. Arriviamo con l'opera di Sordini. 88 cm x 130 del 1966 base d'asta, 1000 euro, davvero 1000 euro. Per un'opera di grandissime dimensioni, tela quindi, tela. Mi raccomando, 1966 è firmato sul retro. Opera molto bella, accattivante e interessante perché con 1000 euro. Possiamo acquisire un'opera su tela di queste dimensioni di un grande artista italiano. 1000 euro. Bene, la prima ora penso sia quasi terminata. Adesso cambiamo il set, vi proponiamo altre opere. Ci sarà un vasarelli, ci saranno due Cimeti, uno storico, super storico del 61, una combustione, poi ci saranno delle opere da pittura analitica. Un mattino, un mattino e un Guarneri, ci sarà un Ceroli su carta, ci saranno tre oggetti da non lasciar perdere: sono tre opere di Ludwig Wilding. Poi ci sono dei Biasi, poi ci sono degli Xiaoqin, ci sono delle carte di De Pero davvero bellissime. Insomma, vi invito a restare con noi per poter vedere appunto altre opere. E vi ricordo che tutte le opere che vi presento potranno essere acquistate solo ed esclusivamente all'asta del 2 di domenica 2 marzo che si terrà nella nostra sede a Brescia. Vi invito a restare con noi. Bene, proseguiamo nel nostro percorso di catalogo televisivo con la seconda appunto. Ora, diciamo, abbiamo ancora circa 50 minuti, in cui vi presenterò ancora una ventina di opere. Vi ricordo che questo è il catalogo televisivo dell'asta di arte moderna e contemporanea dello studio d'arte Martini. Quindi, tutte le opere che voi vedete adesso, non, 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 non essendo una televendita in diretta, ma essendo appunto una presentazione di un catalogo, potrete acquisirle solo ed esclusivamente all'asta. L'asta si terrà il 2 marzo, domenica 2 marzo. Nella nostra sede in Via Repubblica Argentina 112. Proseguiamo col catalogo televisivo di questa prima puntata con l'opera di Velikovic. È un olio su tela, misura 80 cm x 80, base d'asta 3.000 euro. Come vi ho detto precedentemente, vi ricordo che alla base d'asta bisogna aggiungere il 20% che sono i diritti d'asta. Solo, solo, il 20%, all'interno di questo 20% è inclusa tutte le tassazioni, tutti i diritti d'asta, quindi voi al prezzo di finale che si diciamo, avrà durante il corso dell'asta dovrete aggiungere il 20%, senza altre aggiunte. L'opera successiva è un'opera di Mimmo Rotella, è un decollage tela. Quindi un decollage su tela. Un'opera di un artista anche qua molto importante, anche un'opera abbastanza piacevole. Appunto un manifesto di sottofondo del secondo Gran Premio di San Marino al quale l'artista appunto ha tolto, appunto fatto un decollage, ha tolto dal collage, quindi tolto dalla, dalla superficie principale strappando facendo emergere appunto dal passato quindi dalla, 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 dalla superficie un passato cioè la superficie in cui questo manifesto è stato esposto aveva un passato aveva una storia aveva un tempo e appunto questi sono i canoni che l'artista sono le tracce sono le linee che l'artista cerca la temporalità appunto Quest'opera, questo manifesto che noi vediamo ovviamente è già vecchio, perché è un'opera che noi possiamo vedere abbastanza una, una, un manifesto, una locandina comunque vecchia. E quello che l'artista vuol fare è farci vedere che appunto l'opera, la storia, la temporalità. Eh, tutto richiama un passato, no? Appunto queste ferite aperte, chiamiamole ferite aperte sulla superficie, richiamano ha un passato più recente, un passato più remoto in alcune parti. Quindi un'opera davvero molto piacevole di un grandissimo artista del Novecento, questa è un'opera del 1995, è accompagnata dall'autentica dell'archivio, misura 98 cm x 68, la base d'asta è di 10.000 euro. quindi opera archiviata, autenticata, senza nessun problema. Sapete che su certi artisti è meglio sottolineare il fatto che abbiano l'autentica. comunque 10.000 euro. L'opera successiva è un'opera di Arman che misura 82 cm x 60,5, è un lavoro del 2003, anche quest'opera autenticata, è una tela in cui l'artista appunto come... Siamo abituati a vedere, appunto, applicato dei tubetti, in questo caso di colore giallo, quindi col colore che cade verso il basso, e un violino scomposto. Appunto, siamo abituati a queste opere di questo grande artista del Novecento. Questa è un'opera del 2003, base d'asta 5.000 euro. È una tela, mi raccomando, e misura 82 cm x 60,5 quindi 82 cm di altezza per 60,5 di larghezza. Mentre sul retro è presente l'etichetta dello studio Armand di New York, non mi fido a muoverla perché abbiamo tolto la teca per permettervi di vederla nel migliore dei modi, però è un'opera comunque molto delicata. 5.000 euro. Troviamo poi due opere di Xiao Qin. Una è una tela, quella sopra, esattamente è una tela, olio su tela, che misura 26 cm,5 x 34 cm,5, è un lavoro degli anni Ottanta, base d'asta 1500 euro. L'opera presente sotto, altra opera di Xiao Qin, questa qua, in questo caso siamo davanti a una carta telata, del 1960. Misura 40 cm per 57,5 base d'asta 1500 euro. Quindi le opere di Xiaoqin, questa che è una carta intelata, e quella sopra che è una tela, entrambe a 1500 euro di base d'asta. questo artista che ha un respiro internazionale, basta vedere le aste nel, nel, nell'oriente orientale di Hong Kong per capire lo spessore. Artistico e anche commerciale che sta avendo 1500 cada una, all'opera successiva troviamo un lavoro di ceroli del 1969: è un collage di cartoncini che misurano 68 cm x 50 Base d'asta soli 1000 euro. Artista importantissimo, famoso per i suoi legni, però in queste opere su carta vediamo appunto una primordialità e anche una sperimentazione più forte, perché appunto prima di interagire sul legno, che ha dei costi e anche delle tecniche di lavorazione sicuramente più impegnative, utilizza la carta e il cartoncino in questo caso come. Fonte di studio, come fonte di ispirazione, come fonte di principio. Comunque, è un'opera che è in fase di archiviazione. Viene da una grande collezione di Milano, però non aveva l'autentica, perché la comprò direttamente da una mostra dell'artista. Questa è la data. Ceroli 69 e questa è l'opera. 1000 euro la base d'asta per questa chicca, veramente di Mario Ceroli. Ora troviamo un artista molto, molto bravo che è stato un po' dimenticato, che è Jack Clemente. In questo caso siamo davanti ai suoi lavori più rappresentativi e riconoscibili, che sono appunto queste tele di iuta grezza, dalle quali l'artista ha fatto diciamo, scendere, applica, queste corde di grezze, appunto quindi la tela viene forata dal retro, vengono inserite queste corde che appunto fuoriescono, anche in questo caso c'è questa cadenza, questa tela di juta molto grezza fa da sfondo. Questo è un artista molto bravo che sta, è stato riportato diciamo eh, come si può dire alla luce. Perché è stato riproposto in alcune fiere da due importanti gallerie di Milano, una di Milano e una di Bergamo, è stata riproposta una mostra molto bella presentata dal critico Tedeschi. Quindi, è un artista che sta per essere riportato diciamo, eh, sul mercato. Un'opera di queste dimensioni. L'opera è firmata sul retro è datata 1967, il titolo è Ritualità, la base d'asta è di 2000 euro. Voglio mostrarvi anche il retro perché ha un sapore molto particolare perché capiamo come appunto veniva effettuata questa lavorazione. Appunto, vediamo che le corde fuoriescono, vengono le, allacciate, legate. Questo retro ha un sapore tutto particolare perché già l'opera in sé è molto interessante dal punto di vista estetico, proprio, questo uscire dalla tela, questo rompere la superficie. E questo appunto titolo Ritualità firma Clemente 1967 un'opera di grandi dimensioni, non l'ho scritta proprio meno sarà 100 110 120 cm per 80, comunque dopo potete vedere tutte le informazioni sul catalogo online. Oppure chiedere il catalogo cartaceo gratuitamente a casa. Comunque, questa è un'opera di G. Clemente. Invito gli amanti dell'arte italiana, soprattutto quelli che vanno alla ricerca degli artisti un po' dimenticati, però gli artisti giusti, gli artisti che non meritano di essere appunto accantonati, di porre l'attenzione su quest'opera. G. Clemente, 2000 euro la base d'asta. Passiamo ora a due matite di un grandissimo artista italiano che è Fortunato De Pero. Sono due matite su carta degli anni 29 e 30, comunque le opere sono accompagnate dall'autentica dell'archivio ottenuta da Scudiero, quindi sono opere certe, autenticate, archiviate. Opere di importanza, diciamo, storica rilevante. Uno dei più grandi artisti riconosciuti anche a livello diciamo popolare, possiamo dire, cioè ne, da tutti. Artista trentino di Rovereto, che ha fatto la fortuna con il secondo futurismo, ma in questo caso lo troviamo davanti come appunto era un po' canone degli artisti futuristi o Gli artisti di quell'epoca avere una, un rapporto diretto col commercio, quindi con la pubblicità. In questo caso, il primo, appunto, è un ritratto, è un disegno, una matita che richiama il liquore strega, firmato, furtato Depero. Il secondo, invece, è dedicato a Campari. Sono opere davvero affascinanti. Chi volesse un'opera di Depero Pero che magari non, non ha le possibilità per acquisire un'opera importante, un lavoro importante, comunque queste matite su carta, vi ripeto che sono archiviate, quindi sono opere certe, sane, autenticate al 100%, hanno una base d'asta di 2000 euro cada una. 2000 euro cada una. Successiva, troviamo, alle opere successive troviamo due opere della pittura analitica, in particolare la prima, una bellissima opera di Guarneri, Gradazione di Angoli è il titolo, è del 1971, misura 80x80, una tela, mi raccomando, 2000 euro la base d'asta. Uno degli artisti più... A mio avviso affascinanti della pittura analitica, con questo suo bianco, questo vedo-non vedo, questo colore che fuoriesce in maniera veramente analitico, in maniera eh, ricercata, precisa, però allo stesso tempo nascosto. Vediamo questa linea retta di questo, tri, di questo angolo, seguito da questa linea di pastello che lui usava su queste tele molto, in maniera molto delicata, raffinata di rosso, vediamo l'angolo che prosegue anche sulla cornice dell'opera, queste sfumature di giallo cangiante, è un'opera davvero che bisogna gustare dal vivo, come tutte le opere di Guarneri, perché sono opere che sono talmente raffinate, talmente analitiche, che il video e la fotografia spesso non, non accettano, non consentono non riportano. Quindi questa è un'opera da vedere dal vivo, è un'opera sanissima, perfetta. Sappiamo quanto i collezionisti della pittura analitica giustamente ricerchino, soprattutto in questo caso, parlando di Guarneri, Zappettini, questi artisti che usano il bianco in maniera molto rigorosa, richiedono delle opere perfette. Spesso le opere di Guarneri per imprudenza o per... Punto mal conservazione subiscono degli effetti tipo macchie nere, le dita di quando viene trasportata l'opera, lo sporco quindi presente sulla tela. In questo caso, un'opera perfetta che vi proponiamo una base d'asta di 2000 euro. Vi ripeto: 80-80 la misura, 1971 l'anno. Tecnica mista su tela, quindi tela, mi raccomando, non è carta. Sotto troviamo un'opera di mattino dal titolo Porta Colorata, è un lavoro del 1972, misura 50 cm x 50, anche in questo caso tela, quindi un'opera su tela, veramente bella, 1972 acrilico su tela, 1000 euro la richiesta. Anche in questo caso un retro veramente affascinante. Galleria Cavallino, il timbro. E il timbro che dice opera esposta alla Galleria Studio 3B di Bolzano. Opera con un pedigree che ha diciamo certifica ulteriormente l'autenticità 1000 euro la base d'asta. Ora arriviamo a un'opera molto importante per quest'asta, un lavoro di Turi Simeti del 1961. È un lavoro di una importanza e di una storicità unica. Il titolo è composizione, è olio e carta bruciata su tela. Misura 64 cm x 80. Ora è un lavoro che molti di voi sicuramente ma anch'io non avevo mai visto. Sono proprio le tipiche combustioni che Simeti e altri artisti in quel periodo mi viene in mente, il primo sicuramente è Otto Pine, artista del gruppo Zero, poi mi viene in mente Oberten, un altro artista che ha gravitato intorno al gruppo Zero, e poi appunto il collegamento a quegli anni importantissimi perché la fondazione del gruppo zero è 58 le prime combustioni di Otto Pine ruotano intorno a quegli anni. Anche di Oberten ci sono delle opere di quegli anni, quindi delle combustioni, ma opere di Turi Simeti, delle combustioni di quegli anni sono davvero rarissime. Sono presenti solo in grandissime collezioni che appunto con la rivalutazione che sta subendo in questi anni, basta guardare le aste internazionali, un artista come Turi si metti, queste opere storiche, queste opere giuste, storiche, queste opere rare, sono tutte in queste grandissime collezioni. Come possiamo notare, una cosa che mi è balzata subito all'occhio è che noi avevamo avuto delle, dei collage su tela di quegli anni, e notiamo sempre che il classico diciamo ovale di Turisimeti veniva applicato, veniva incollato sulla tela. In questo caso possiamo, se vogliamo, rilevare in queste figure, in queste combustioni che sono appunto, appunto vediamo che sono le, le medesime in cui la bruciatura è centrale, in questo caso sono girate, sono in senso opposto, sono ribaltate, possiamo notare come sulla superficie di tela, quindi è una tela, olio su tela, il fondo che misura 64 cm x 80 di larghezza. Vengono applicate queste carte, carta da pacchi, carta gialla, quella carta che viene usata, viene usata anche da Mario Schifano, e viene appunto bruciata e applicata. Quindi sono delle come si può dire, delle mh, estroflessioni, sono delle applicazioni, sono delle appunto, è un collage in cui in qualche modo anche la sovrapposizione, l'estroflessione viene rimarcata dalla presenza in quest'area quest di una bolla d'aria e da, 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 dalla, dalla carta che viene, che prima di essere applicata, oltre a essere bruciata, quindi un ritorno in qualche modo allo zero, voler annientare in qualche modo la pittura precedente, viene anche stropicciata per creare volume, per creare estroflessione. 7.000 euro per questo, lasciatemelo dire, capolavoro di Turi Sibeti del 1961. Oltre all'autentica dell'archivio... Adesso ho anche questa è un'opera molto delicata. È presente la galleria l'etichetta della galleria d'arte Bergamo. Quindi un'opera che ha provenienza garantita, opera archiviata, opera che magari gli amanti di Turi Cimetti non, non apprezzeranno, ma sono sicuro che quei collezionisti attenti che cercano le opere storiche, le opere da, che hanno fatto che in qualche modo. Hanno fatto la storia dell'arte, ma in qualche modo sono anche diverse dalle altre, sono opere più rare, più difficili, ma non vuol dire più difficili che valgano meno, ma semplicemente più difficili vuol dire è paragonabile al massironi che avevamo l'asta scorsa, in qualche modo che all'inizio molti di voi avevano, molti clienti ci avevano suggerito che era un quadro difficile perché le garze rispetto alle rondelle sono più difficili da capire, però il massironi ha fatto. 10.000 euro rispetto a una base d'asta molto inferiore, cioè è entrata in una collezione molto importante, una collezione di un, giusta che cerca le opere storiche, perché se uno ha un simetti come questo in parte, che vi presento, in cui appunto la riconoscibilità di simetti è immediata, questa qua è un'opera dal titolo Tre Ovali Bianchi del 2013, ovviamente un, una tela sagomata che misura 30 cm x 30 e ve la proponiamo a 3000 euro di base d'asta. Ma quello che voglio dirvi è che, se quest'opera di Simeti è un'opera importante, riconoscibile e anche piacevole perché è il bianco, perché è l'estroflessione, perché si riconosce subito che Simeti, nella combustione c'è la storia, c'è il sapore, c'è il vissuto, c'è l'unicità e questa fa dell'opera un'opera importantissima. Vi ripeto che è una tela con carta bruciata applicata, che misura 60 64 cm x 80 cm. La richiesta, la base d'asta è 7.000 euro. Quindi, vi proponiamo anche in quest'asta, come è stato per Nativi e come sarà per altri artisti, due opere diverse. Opera storica, diversa, unica. Opera più recente, però più riconoscibile e magari anche più piacevole per alcuni di voi. Io, senza obbiettivo di dubbio, amo di più, mi piace di più. L'opera della combustione mi, 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 mi crea più interesse. Questa è un'opera di Simetti molto bella, piacevole, riconoscibile, bianca poi, incornizzata bene, autenticata, però del 2013 3.000 euro per la piccola, 7.000 euro per la storica. Proseguiamo con un altro importante lavoro che abbiamo in quest'asta, questo lavoro di Victor Vasarelli, anche qua un'opera molto importante, siamo davanti a un acrilico su tavola del 1966 misura 45 cm x 41, ovviamente accompagnato dall'autentica del nipote che gestisce l'archivio, quindi opera autenticata, ma lasciatemelo dire, per quest'opera non ci sarebbe stato bisogno perché sul retro è presente, oltre all'etichetta della Galleria Cavallino, la Galleria Denise René di Parigi. Quindi Denis René, avendo la provenienza di Denis René, possiamo stare tranquilli anche senza autentica. Noi per premura nostra, perché vogliamo tutte le cose in regola, abbiamo richiesto comunque l'autentica al nipote, che immediatamente ha voluto vedere l'opera, dopo aver visionato l'opera, averla analizzata, aver confrontato con gli archivi, ha sancito che l'opera è completamente eh, buona. Quindi ha rilasciato un'autenticità. L'opera, comunque, è firmata, anche in basso, datata sul retro, intitolata 1966 l'anno, opera anche in questo caso da museo, 20.000 euro la base d'asta. Anche in questo caso, sapete come, anche su questo artista, si sta creando sempre più interesse e le quotazioni continuano a salire. Passiamo all'opera successiva, dove troviamo un'opera di Alberto Biasi, è un trittico, cioè un trittico, sono tre, appunto, possiamo vedere che sono tre colonne, non è un trittico, scusate, è un, un'opera unica, però mh, appunto questa forma mh, a, dà un senso di trilogia, è un'opera del 2008, misura 35 cm x 53 cm, Presente l'archivio Biasi, base d'asta 4.000 euro. Vi ripeto che è un'opera del 2008, 35 cm x 53, opera archiviata presso l'archivio Alberto Biasi, 4.000 euro la base d'asta. Anche all'opera successiva troviamo un'altra opera di Alberto Biasi, molto bella, veramente. Un'opera che ha un titolo emblematico, niente titolo. 1988, 1998. Scusate l'anno, misura 50 cm x 50 ha una profondità di 4 cm e una base d'asta di 8.000 euro. Non dobbiamo stupirci di fronte a questi prezzi perché Alberto Biasi, come molti di voi sapranno, è un artista che sta avendo un successo molto importante anche a livello internazionale e molte gallerie di riferimento hanno Voluto fare un lavoro su di lui, quindi le opere di queste qualità, di queste dimensioni, di questi anni ci hanno garantito non le troverete a prezzi inferiori, perché vogliono appunto instaurare una politica di, di un lavoro continuativo nel tempo, di crescita di valore, quindi sono le ultime occasioni: 8000 euro per quest'opera di Alberto Biasi, appunto, c'è una superficie. È un lavoro molto molto bello dal punto di vista cinetico. Niente titolo. Vedete come il movimento da parte del fruitore attiva una cinetica molto forte, molto anche piacevole. Questo è il retro dell'opera, Alberto Biasi, 98, niente titolo, ma importante, opera in archivio di Alberto Biasi. 8.000 euro la base d'asta. Chi di noi ci segue avrà notato che un paio di aste fa abbiamo venduto un'opera importantissima di un altro grande artista, un artista che si chiama Wilding, In, abbiamo venduto un single veramente un capolavoro, un'opera museale, e nella nostra ricerca di queste opere che sono molto difficili da reperire, ultimamente hanno fatto anche un'importante mostra presso la Galleria De Par di Milano, hanno fatto una mostra su questo artista e noi nella nostra ricerca continua, dai collezionisti privati e dai, eh, dai privati che hanno magari ereditato le opere, abbiamo ritrovato tre opere di Wilding, tre opere bellissime. Sono tre opere che sono appunto dei multipli, però non lasciatevi trarre in inganno, perché non sono serigrafie o litografie, ma sono come dei pezzi unici, semplicemente. Come si dice, l'artista nella sua produzione non ha, come nel caso precedente, attivato una sola opera, prodotto una sola opera, ma ha prodotto numerose opere. Sono in tutto tre lavori di building. Due sono tirati a 50 esemplari, mentre invece uno, a mio avviso anche il più bello, è tirato a 100 esemplari. Sono tre opere da un fascino e da una bellezza unica, sono tre opere che voglio mostrarvi. La prima è quella sul cavalletto. È un'opera, come vi dicevo, tirata a 50 esemplari, firmata sul retro, è un'opera che proviene da una grandissima vecchia galleria di Brescia, che fece le mostre di questo grandissimo artista quando nessuno forse lo conosceva l'ha conosciuto in persona, di opere pezzi unici purtroppo non ne ha più, gli erano rimasti questi multipli che se voi conoscete il lavoro di building capite subito che si tratta di una qualità al pari dei pezzi unici. Ovviamente hanno un prezzo diverso perché se, lo, se, il, se il pezzo unico che avevamo in asta due aste fa l'abbiamo avuto intorno ai 15.000 euro più diritti, in questo caso i multipli, cioè queste opere, le proponiamo a 500 euro cada una, ma sono delle vere chicche che non dovete lasciar perdere perché sono delle opere uniche, uniche nella loro qualità, ovviamente, vi ho già detto che sono dei multipli, però sono opere bellissime che potrebbero essere sempre tranquillamente paragonate a dei pezzi unici. Quest'opera Come vi dicevo, sul retro hanno tutte le loro etichette che dicono lavoro numero 24, questa è la numero 28 di 50 e quello sotto, l'ultimo numero è l'anno 67. Quindi è un'opera del 1967 e sotto vediamo a Biro la firma dell'artista. È un'opera di una qualità davvero paragonabile a un pezzo unico, quindi siamo delle multipli che però non sono, diciamo, litografie o serigrafie, ma sono delle vere assembla assemblaggi come lo erano i pezzi unici. Tant'è che molti, molti collezionisti ci chiedono sempre, ma come fai a distinguere un pezzo unico da un multiplo? Perché il multiplo in teoria è numerato, come questi. Nel caso in cui non fosse numerato, qualcuno magari ha tolto l'etichetta oppure semplicemente è andata via da sola e quindi ci può essere la confusione. Però se guardiamo attentamente possiamo notare o, a, o alle aste come quest'opera qua, che è passata in po po proprio poco tempo fa in un'asta qua a Brescia e ha fatto mi sembra 1500 euro in questo caso noi ve la proponiamo sempre a 500 euro, base d'asta ovviamente. Anche in questo caso, lavoro numero 25, questo è il numero 16 di 50, hanno sempre 67 firma. Anche questo lavoro molto molto bello. Molto particolare che vi invito a venire a vederla dal vivo. Sono opere oltretutto molto sane, non, hanno, non sono rovinate perché mol, alcune volte il plexiglass si può rigare e quindi l'opera perde quasi completamente. Sapete che gli amanti di questa, di questa arte vogliono un'opera sana, intatta, perfetta, come è giusto che sia, altrimenti si perde quell'effetto ottico, l'occhio viene catturato più dal difetto che dal. E l'ultima, questa è tirata a 100 esemplari. Questo è, è il lavoro numero 103, questo vuol dire il lavoro numero 11 di 100 e del 1970. Firma. Questa, secondo me, è una delle opere più belle. Guardate il movimento cinetico che c'è all'interno. Per tutti e tre, vi ricordo, stiamo parlando di una base d'asta di 500 euro. Questo artista faceva queste opere negli anni 60, quindi capiamo da dove molti artisti hanno preso spunto. Questa è un'opera davvero brava. Lui è un artista bravissimo, presente in numerosi musei nel mondo. Vi invito appunto a richiedere alla Galleria del Par di Milano il catalogo della mostra, molto bello, in cui sono presenti tra l'altro anche, anche alcuni multipli come questi. Ha fatto un lavoro molto di ricerca in cui ha, ha, ha appunto descritto anche alla fine le varie mostre a cui l'artista ha partecipato, un lavoro molto completo, molto interessante. 500 euro cada una, questi tre multipli. Passiamo ora a un altro lavoro di un altro artista importante dell'optical art, un artista che è stato anche lui un po' dimenticato, se però noi scriviamo su internet o cerchiamo nei libri di arte cinetica, il suo nome lo troviamo questo artista si chiama Wolfgang Reindel questo è un lavoro che misura 56 cm x 56 e è datato 1967 quindi è un lavoro bellissimo di grande qualità artistica praticamente sono dei sul retro di questa griglia una tipo una zanzariera colorata di rosso sono presenti dei, dei tubolari colorati di vari colori con varie gradazioni dal blu più scuro al blu più blu poi andiamo verso il verde un blu più chiaro poi andiamo verso un verde verso un giallo questa griglia a sua volta è suddivisa in vari diciamo, passaggi di colore, c'è un colore più scuro, un colore più chiaro, eccetera, eccetera. L'incontro diciamo, tra il colore di sfondo e il colore di questa rete ci fa percepire il colore di sfondo come graduato da un blu più chiaro a un blu più scuro, scusate, da un blu più chiaro a un blu più scuro, da un giallo verde più chiaro. Un verde più scuro e così per tutto. Inoltre, muovendoci davanti, notate che si crea questo effetto cinetico di movimento, questo cinetismo azionato anche in questo caso dal movimento. Bene, per un'opera di questa qualità di questi anni, la nostra richiesta di base d'asta è di 1000 euro, 1000 euro per quest'opera di Reindel. Anche sul retro c'era un'etichetta che descriveva il lavoro, purtroppo il tempo l'ha portata via un po'. Comunque si legge ancora il nome, Arti artista tedesco presente in numerosi libri di arte cinetica. Artista che è stato un po' dimenticato, ma la qualità non è, diciamo, eh, non si può negare un'opera del 67 di questa qualità dovrebbe costare ben altre cifre noi ve la proponiamo 1000 euro di base d'asta bene rifacciamo un giro veloce poi vi, vi ripeto un po' i modi di partecipare all'asta iniziamo subito dal Velikovic olio su tela misura 80-80 3.000 euro la base d'asta, passiamo poi a rotella. Questo decollage su tela misura 98 cm x 68. L'opera accompagnata all'autentica, l'opera è datata 1995, 10.000 euro la base d'asta. Passiamo poi all'opera di Arman 82 cm x 60,5, un lavoro del 2003. Tela, mi raccomando, tela, oggetti applicati su tela, 5.000 euro la base d'asta. Poi troviamo due opere di Xiao Qin. La prima, una tela, olio su tela, 26,5 cm, 26 scusate, per 34,5 cm, lavoro degli anni 80, 1.500 euro la base d'asta. L'altra opera di Xiao Qin è una carta telata, 1.960 l'anno. 40 cm per 57,5 1500 euro la base d'asta. Troviamo poi il Ceroli, Mario Ceroli, del 1969. È un collage di cartoncini che misura 68 cm per 50 1000 euro la base d'asta. Poi passiamo all'opera bellissima, vi invito a fare ricerca su questo artista, Giac Clemente. È una tela, sono corde applicate su tela, 2.000 euro la base d'asta. Poi passiamo a due opere, mattite su carta di Fortunato De Pero, datate 29-30, più o meno entrambe. 2.000 euro cada una. Opere che, vi ripeto, sono archiviate presso l'archivio gestito da Scudiero. Quindi, opere autentiche opere sicure al 100% passiamo all'opera successiva un lavoro di Guarneri gradazione di angoli è il titolo 1971 l'anno 80x80 centimetri, le misure è una tela mi raccomando, attenzione 2000 euro troviamo poi l'opera di Mattino dal titolo porta colorata acrilico su tela misura 50 cm x 50 del 1972 1000 euro troviamo poi il capolavoro di Turi Simeti opera rarissima dal titolo composizione sono carta, com, carta bruciata combustione su tela con uno sfondo di olio, quindi olio e carta su tela, che misura 64 cm x 80, datata 1961, attenzione all'anno, importantissimo, ovviamente importantissimo, correlato alla combustione, 7.000 euro la base d'asta. Non lasciatevela scappare se vi piace, se appunto, apprezzate, cercate le opere di Simeti. Questa è un'opera storica, un'opera che difficilmente si riproporrà sul mercato. Passiamo a un'opera di Turi Simeti più recente del 2013. Tre ovali bianchi è il titolo. Acrilico su tela, sagomata, 30 cm x 30 è la misura, bianca, molto bella, 3.000 euro la base d'asta passiamo all'opera di Vittor Vasarelli lavoro del 1966 opera bellissima anche in questo caso un'opera che oltre ad avere l'archivio del nipote che gestisce l'archivio anche due etichette importanti che prima vi ho mostrato vi ripeto cavallino e, ma soprattutto l'etichetta della galleria Denise René sul retro, 66 e l'anno, 20.000 euro la base d'asta. Troviamo poi due biasi, il primo del 2008 che misura 35 cm x 53, ovviamente tutti e due biasi hanno l'archivio di, Bia, di Alberto Biasi sul retro, il primo vi dicevo rosso, 2008 è l'anno, 35x53 le misure, 4.000 euro la richiesta. L'altro vasarelli molto bello, affascinante, da un titolo emblematico, niente titolo, 1.998 l'anno, 50-50 la misura, 8.000 euro la base d'asta. Veniamo alle tre opere veramente molto belle di Wilding che vi invito a non lasciarvi scappare a 500 euro a base d'asta. La prima sul cavalletto, tirata a 100 esemplari del 1970. Misurano più o meno 50-50, anzi 50-50 a /50 cada una, questa an, tirata a 100 esemplari del 1970, questa tirata a 50 esemplari del 1967, davvero molto bella e di qual grande qualità, non si distingue la differenza dei single. Dai pezzi unici, scusate l'unica differenza è appunto il fatto che queste sono numerate, mentre invece i, i pezzi unici sono un'opera unica, però anche il prezzo è differente. Queste qua sono opere che all'estero, in Germania, in Svizzera hanno fatto anche cifre importanti. Quindi attenzione alla qualità del lavoro, oltre che alla tiratura e alla, alla diciamo numerazione. Perché in questo caso davvero le opere. I pezzi unici dai, dai multipli, la qualità, parliamo di qualità e di fattura dell'opera, non si distingue, sono uguali. Semplicemente queste sono numerate, i pezzi unici sono unici. Però non è che vi stiamo proponendo delle grafiche, come succede per alcune opere di altri artisti cinetici. Non vi stiamo proponendo delle carte numerate, vi stiamo proponendo un lavoro che è pari ai pezzi unici. Questa è l'altra, sono tre, l'ultima, anche questa è del 67 e anche questa come l'altra è tirata a 50 esemplari. Tutte e tre la base d'asta è di 500 euro, cada una. Davvero vi invito a venire a vederle perché sono in stato di conservazione ottimale. E poi una qualità artistica veramente eccellente, un artista davvero che riconosciamo padre, tra i padri, scusate, dell'arte cinetica. Da questo, da questo lavoro possiamo capire, apprendere, da dove molti artisti, ve lo ripeto, hanno preso spunto. Non è una critica la mia, la mia è semplicemente un'affermazione per cui... La qualità di questo artista che ha in qualche tempo, diciamo, preceduto altri artisti che magari hanno avuto più successo di lui, però possiamo rilevare semplicemente la grandissima qualità di questi lavori. Alcuni davvero ti lasciano ti incantano, ti, ti, ti ubriacano, diciamo. Passiamo all'ultimo all lavoro, anche in questo caso grande artista dell'arte cinetica, anche in questo caso artista leggermente dimenticato, o meglio nelle aste non sono mai passati i suoi lavori, semplicemente una grafica, in questo caso un lavoro del 1967 che misura 56 cm x 56, l'artista è Reindel, Wolfgang Reindel. 1000 euro per questo pezzo, gli amanti di quest'arte, coloro che non si fermano semplicemente al nome e all'anno, ma che vanno oltre, o meglio coloro che amano l'arte, riconosceranno in quest'opera del 1967 un'opera davvero bellissima. Bene, il nostro percorso per questa, sera, per questa sera, per questa puntata, si interrompe qua. Vi rimando l'appuntamento a settimana prossima. Vi ricordo per l'ultima volta che le opere che vi ho presentato possono essere acquisite solo all'asta del 2 marzo. Vi ringrazio innanzitutto per l'attenzione, per la pazienza. Vi rimando l'appuntamento e vi auguro una buona continuazione. Thank you.